Mostra di pittura di arte contemporanea al Centro Studi Lione XIII, ne parliamo con uno degli autori presenti, Donato La Rotonda. Dunque, un resoconto della tua attività. Il resoconto della mia attività è decennale, quindi si parte dagli anni Ottanta e oggi ho un'attività che mi consente di lavorare a 360 gradi sull'arte, sulla pittura, attraverso esposizioni che poi faccio in giro per l'Italia, diciamo così. Quante opere sono state realizzate finora? No, non si riescono a numerare, a contare, tante. I motivi principali di vanto e soddisfazione raggiunti in tutti questi anni? Ci sono stati dei riconoscimenti a livello nazionale, anche di premi che sono stati consegnati direttamente da Vittorio Sgarbi e comunque il riconoscimento secondo me migliore è quello che ti dà il pubblico, che ti dà la gente comune che apprezza i tuoi lavori ed è contenta di vederli e anche di acquistarli e tenerli in casa. Il più bel complimento qual è stato? Ma non saprei, una domanda un po' difficile. Qual è la tecnica pittorica che prediligi? La tecnica pittorica che normalmente utilizzo è quella con i colori ad acrilici, però non trascuro nemmeno altre tecniche come tecnica d'olio, acquerello, collage e poi comunque cerco di sperimentare sia attraverso supporti differenti sia anche con tecniche diverse. Quindi c'è sempre una continua ricerca nei miei lavori. La fonte di ispirazione principale? La fonte di ispirazione principale possiamo dire che è la natura e il luogo che mi circonda, è la mia terra, la Basilicata. Però poi chiaramente dalla natura vengono fuori paesaggi anche di fantasia che hanno emozioni e devono dare emozioni diverse perché vengono creati questi lavori attraverso uno stato d'animo particolare, non quello classico dell'immagine figurativa che poi viene riportata sulla tela. Io cerco di lavorare anche molto di stimoli, di emozioni e fantasia. In ultimo, prossime mostre, appuntamenti, manifestazioni? Ce n'è una in corso attualmente a Castro Caro Terme, tra l'altro è una mostra anche di livello internazionale, che si chiuderà il 18 di marzo. E dal 17 al 18 marzo ce ne sarà un'altra a Forlì, dove sarò presente e porterò una ventina di opere. Queste sono le mostre più imminenti che sto preparando, anzi questa di Forlì, perché quella di Castrocaro è già in corso.